Sale velocemente il numero di positivi al Covid-19 in Molise, ospedali pubblici e strutture private allertate, esponenti politici chiedono tamponi a tappeto. Fondamentale in questa fase di emergenza sanitaria garantire la massima sicurezza agli operatori sanitari, siglato un protocollo. Per andare incontro alle famiglie di Termoli in questo momento di difficoltà, il Comune della cittadina adriatica ha spostato la scadenza di pagamenti e di tasse locali. 100.000 metri quadri di terra e rocce sequestrati dal NOE di Campobasso a ridosso del fiume Trigno. Il materiale serviva per realizzare un piazzale abusivo, due denunciati. Buonasera e bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione di TLT Molise. Sale il numero di persone contagiate dal Covid-19 in regione, ospedali molisani in allerta. Intanto il governatore Toma ringrazia quanti si stanno adoperando per contenere l'emergenza. Continua a salire il numero di contagiati dal Covid-19 in Molise. Il bollettino odierno sfiora i 100 casi. Dopo le 16 persone risultate positive nella struttura di riposo di Cerce Maggiore, oggi si sono contati più di 10 individui colpiti dal coronavirus. Alcuni di Filignano ed Ururi, altri di Montagano. Il sistema sanitario della regione inizia a tremare, ospedali pubblici e privati mobilitati. E mentre il governatore Donato Toma ringrazia tutti coloro che stanno facendo il massimo per contenere l'epidemia, punta anche il dito contro chi polemizza in un momento così difficile. Grazie ai sindaci, grazie alle amministrazioni locali, a tutti gli amministratori locali, grazie ai prefetti per il grande lavoro che stanno facendo assieme ai questori, a cui pure va il ringraziamento mio e della regione che rappresento. Il grande lavoro delle istituzioni, il primo presidio per il cittadino. Oggi ci stiamo accorgendo tutti della responsabilità che gli amministratori hanno per i propri cittadini. E poi c'è anche chi non si smentisce mai. Mentre è in gioco la vita, c'è chi fa polemica. Una sola parola ho per questa gente: vergogna! Però grazie sempre a tutti i molisani. Sto ascoltando e mi stanno riferendo storie di straordinaria solidarietà. Chi invia spese a casa di famiglia in difficoltà, chi tiene compagnia telefonica ai soggetti che hanno bisogno di essere confortati, ci stiamo mettendo il cuore tutti e lo stiamo facendo alla maniera dei molisani, con discrezione. Senza dire io ho fatto, io ho regalato, lo facciamo in silenzio. Sono orgoglioso della nostra comunità. Sono i giorni più delicati, restiamo a casa e aspettiamo con fiducia. Voglio che sappiate che la regione c'è, io ci sono, tutta la struttura è attiva, i sindaci ci sono. Vinciamo insieme. Tamponi a tappeto è quanto continua a chiedere il consigliere regionale Vittorino Facciolla. Ha presentato una mozione condivisa dai colleghi Fanelli, Iorio, Calenda e Romagnolo. Sappiamo che l'ASREM può processare fino a 120 tamponi al giorno, ma ad oggi ne vengono fatti pochissimi e solo quando ormai i sintomi della malattia sono evidenti. Le parole dell'esponente del PD. Un protocollo per la prevenzione e la sicurezza dei lavoratori della sanità in ordine all'emergenza del Covid-19, con specifiche previsioni per tutti coloro impegnati in prima linea nel contrasto alla pandemia, è stato siglato da CGL, CISL e UIL e Ministero della Salute, un documento che risponde, anche se pur solo in parte, al fragile sistema sanitario molisano, che sta vivendo un'emergenza nell'emergenza per via della diffusione del Covid-19 proprio tra il personale della sanità. Previsti standard di protezione rigorosi e forniti agli operatori di adeguati dispositivi individuali. Posta poi la necessità di assicurare a tutti i dipendenti esposti l'effettuazione dei fondamentali test diagnostici, prevedendone la ripetizione nel tempo secondo i criteri stabiliti dal Comitato Tecnico Scientifico per l'emergenza. E sindacati sul piede di guerra, la CISL Poste si schiera al fianco dei lavoratori che operano nel comparto. È essenziale garantire le dovute protezioni individuali al fine di evitare possibili contagi. I ritardi non sono più tollerabili.
Sindacati sul piede di guerra in questo periodo di grave crisi pandemica in atto, questa volta ad esprimersi duramente CISL Poste, che ritiene sia doveroso tutelare la salute di tutti i lavoratori del comparto. Nello specifico, le organizzazioni di categoria, a seguito dell'ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e delle norme da attuare per tutte quelle categorie di lavoratori che operano al servizio pubblico in questo momento, trovano inammissibile che in alcuni uffici proseguano le attività senza le dovute precauzioni, senza distribuire adeguate protezioni ai dipendenti al lavoro, al fine di evitare rischi ed esporre tutti al contagio del Covid-19. Il coordinatore CISL Poste, Antonio D'Alessandro, considera essenziale la nota riguardo al protocollo del 14 marzo sul tema dell'anticontagio sui luoghi di lavoro. D'Alessandro afferma che non sarà più tollerabile ogni forma di negligenza e la mancata distribuzione di materiale atto alla protezione individuale sarà denunciato. La CISL afferma che al momento è inammissibile che alcuni dipendenti non abbiano la possibilità di lavorare con le dovute accortezze e con dispositivi protettivi. Il servizio postale essenziale va garantito, tuttavia nessuno dovrà continuare la propria attività senza le precauzioni dovute. L'obiettivo principale ora resta quello di salvaguardare la salute di tutti, così come stabilito all'interno delle ultime note stilate dal governo centrale. I sindacati di Abruzzo e Molise proclamano lo sciopero generale di tutti i lavoratori del commercio per l'intero turno di domenica 29 marzo. Chiesto di limitare gli accessi nei negozi, gli orari infrasettimanali e la chiusura domenicale. Sentiamo. Partono dal fatto che il settore del commercio sta oggi attraversando una fase davvero difficile. I dirigenti della Fircam CGL di Abruzzo e Molise, perché ritengono soprattutto che a seguito dell'emergenza coronavirus, gran parte dei negozi non essenziali sono stati chiusi con evidenti e pesantissime ripercussioni dal punto di vista economico per i lavoratori che restano a casa. Parlano anche di persone che però continuano ad impegnarsi per essere presenti nei luoghi di lavoro, considerati essenziali, e lo fanno sempre mettendo a rischio la loro salute, perché devono poter essere presenti nei vari esercizi commerciali, compreso i supermercati, per servire una clientela che necessita dei beni di prima necessità. Tra l'altro, affermano, nei giorni di emergenza si è creato un clima nel quale il commercio è diventato una sorta di valvola di sfogo per tutta la società. Sottolineano ancora una presenza di clienti che sono estranei alle direttive del datore di lavoro e dei protocolli di sicurezza, presenza che rende difficile garantire il rispetto degli ingressi e delle distanze di sicurezza all'interno dei negozi. Le aperture per 13 ore al giorno, 7 giorni su 7, non permettono una corretta e necessaria sanificazione dei locali. Non ci si preoccupa del fatto che i negozi sono oramai, dopo gli ospedali, il luogo di maggiore diffusione del virus. Oggi alcuni negozi e catene hanno deciso in autonomia di ridurre l'orario di apertura infrasettimanale e di ridurre l'orario o chiudere alla domenica. Per effetto di ciò, i clienti si sentono autorizzati a spostarsi di diversi chilometri per raggiungere i negozi aperti, come dimostrano le testimonianze dei lavoratori e le tantissime ammende comminate dagli agenti di pubblica sicurezza negli ultimi giorni. Per la Fircams è una follia che le istituzioni lascino queste scelte al libero arbitrio degli imprenditori. Per questo proclama lo sciopero di tutti i lavoratori e per l'intero turno lavorativo per domenica 29 marzo 2020, perché non si può far finta di condurre gli stessi stili di vita, perché non ha senso continuare a rimanere aperti con gli stessi orari 7 giorni su 7. E giungono nuove considerazioni da parte del sindaco di Campobasso Roberto Gravina. All'attenzione ora le persone con disabilità e coloro che hanno perso ogni forma di reddito con conseguenti problemi economici. Dal primo cittadino indicazioni anche su come riscuotere la pensione. La necessità di poter uscire dalle loro case per le persone con disabilità. Le presenze negli uffici postali in questi giorni di pagamento delle pensioni e la possibilità di un aiuto concreto per quei cittadini che hanno perso in qualche modo il loro reddito ed hanno bisogno di acquistare generi alimentari e pagare gli affitti per le abitazioni.
Sono questi gli argomenti delle comunicazioni del sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, ai suoi concittadini. Notizia che vi vogliamo dare è importante per quanto riguarda i caregivers e comunque tutte le persone con disabilità che richiedono, diciamo così, manifestano l'esigenza di quantomeno uscire dal proprio ambito domestico. Se questo avviene normalmente, mi rendo conto che in situazioni di costrizione così lunga e duratura si pone il problema di consentire a queste persone di poter uscire accompagnate dal proprio familiare. Dalle notizie che abbiamo e anche dalle FAQ che sono state poste e pubblicate dal Ministero, è chiaro che queste persone munite di autocertificazione e possibilmente anche di un'attestazione che in qualche modo certifichi lo stato di disabilità possono chiaramente circolare, ovviamente con tutte le prescrizioni del caso per chi vi osserva, quindi muniti di mascherine e possibilmente distanziando sempre le persone. Poste Italiane ha già diramato, lo sapete, abbiamo anche inviato degli SMS e abbiamo anche pubblicato la notizia, iniziano i pagamenti delle pensioni. Quindi la preghiera che ci è stata fatta di non, appunto, non recarsi soprattutto in modo numeroso agli sportelli postali, sia di via Toscana che di via Pietrunto, quindi di non accalcarsi, di favorire comunque, chiedete aiuto ai vostri familiari, l'accredito sul proprio conto corrente, ove questo non fosse necessario, recandovi appunto agli sportelli postali rispettando l'ordine alfabetico, ma soprattutto sappiate che ci saranno le forze dell'ordine che controlleranno, la polizia locale sarà presente in via Toscana, per via Pietrunto ci saranno invece i controlli delle altre forze dell'ordine. Attenzione perché qualora non fossero rispettate le distanze, si rischia una denuncia. Infine, voglio ricordare che per coloro, soprattutto per coloro che hanno perso il reddito per alcune condizioni di lavoro che avevano, insomma, possono rivolgersi al nostro servizio sociale quantomeno per far fronte alle esigenze più impellenti, cioè quelle legate a questo periodo di fermo e quindi di mancanza di guadagni. Quantomeno per le esigenze di prima necessità, ove appunto si tratti di condizioni di sofferenza, sia per la spesa quotidiana o perché no, anche per verificare se ci sono le condizioni per il sostegno in tutto o in parte del pagamento dell'affitto. E dopo l'annullamento delle celebrazioni che precedono la Pasqua, il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, conferma anche lo stop del Corpus Domini. Il prossimo 14 giugno non sfileranno in città le rappresentazioni del Dizino, una decisione necessaria per tutelare al massimo la popolazione, anche se la pandemia dovesse recedere significativamente per quella data. Il sindaco, tuttavia, ha affermato che si sta già pensando ad una edizione speciale invernale del Corpus Domini. L'emergenza legata al coronavirus sta inginocchiando tanti liberi professionisti, tra le categorie colpite anche quella degli avvocati. L'appello alla Cassa Forense. Tra le categorie che maggiormente stanno patendo gli effetti dell'emergenza sanitaria in atto c'è quella degli avvocati. Nessuna tutela concreta per i legali, che ora vedono sempre più nero il proprio futuro. Andrea Cardinali del Foro di Larino ha il proprio studio a Montenero di Bisaccia, uno dei primi centri molisani ad essere colpito dalle restrizioni connesse al coronavirus. Sono qui per segnalare la grandissima difficoltà in cui si trovano tutti i liberi professionisti, tutti i titolari di partita IVA. Il decreto Cura Italia non ha predisposto alcun aiuto mirato nei confronti di questa categoria. Lo scenario che si intravede è uno scenario davvero difficile per i professionisti, in quanto io ritengo che nel prossimo futuro tantissimi avvocati si dovranno cancellare dall'albo, tantissimi studi legali chiuderanno. Il non fare le udienze vuol dire per gli avvocati non poter mantenere i propri impegni e dunque tantissimi studi saranno costretti a chiudere. Nella circostanza l'avvocato Cardinali fa appello alla Cassa Forense e al suo presidente Nunzio Luciano. E io chiedo a Cassa Forense, dunque all'istituto predisposto alla tutela dei propri associati, al suo presidente Nunzio Luciano, di adottare provvedimenti urgenti, concreti, di sostegno per tutti i 245.000 iscritti. Cassa Forense è un istituto economicamente molto forte, con dei bilanci attivi e dunque è in grado di poter sostenere economicamente i propri associati, di poterli traghettare,
stare al di fuori di questi mesi che saranno difficilissimi per tutte le categorie e dunque anche per la categoria dei liberi professionisti. Invito il presidente Nunzio Luciano a non tacere più, a far in modo che venga adottato un provvedimento concreto, faccia sentire la sua voce e facciamo in modo che questo momento difficile si possa superare, facciamo in modo che questa categoria possa sopravvivere. Non si può pensare che i provvedimenti che sono stati adottati, come lo spostamento o la sospensione delle rate previdenziali a dopo settembre 2020, o lo snellimento nelle procedure di pagamento del gratuito patrocinio, siano gli unici provvedimenti che si possano adottare e gli unici provvedimenti a sostegno di questa categoria. Non è così che si protegge una categoria, non è così che si può superare il momento difficile per tutto il paese, ma anche per questa categoria. Molti pensano che questo sia un lavoro privilegiato, è un lavoro sicuramente molto nobile, ma è un lavoro che l'avvocato fa e porta a casa il risultato se è in grado di poter fare le udienze, se è in grado di poter andare in studio, se è in grado di poter interagire con i propri clienti e spostarsi nel territorio. Se questo non è possibile, l'avvocato non è più nella possibilità di fare il proprio lavoro e dunque nasce il problema che si debbano trovare degli aiuti necessari per far fronte al momento di grande difficoltà. E data la crisi legata all'emergenza in atto, giungono i primi 6 milioni per la cassa integrazione in deroga. L'accesso è concesso alle aziende con più di 5 dipendenti, a comunicarlo l'assessore regionale Luigi Mazzuto al termine dei lavori per discutere dei contributi da erogare alle attività produttive in questo periodo di blocco. Nello specifico, l'accordo prevede che i titolari di attività o consulenti di partita IVA e studi vari con oltre 5 lavoratori a carico possano presentare domanda alla Regione Molise per il riconoscimento della CIG. E l'epidemia in corso nel paese inizia a toccare il portafogli dei cittadini. Per andare incontro alle famiglie, la giunta comunale di Termoli ha differito a fine maggio pagamenti e tasse locali. L'economia italiana inizia a vacillare, molti lavoratori rimasti a casa per evitare i contagi stanno perdendo parte del loro stipendio ogni giorno che passa. Per andare incontro alle esigenze della cittadinanza di Termoli, la giunta di centrodestra, guidata dal sindaco Francesco Roberti, ha sospeso il pagamento dei tributi locali, rette scolastiche e quote contributive del centro socio-assistenziale per disabili e del centro socio-educativo per minori. La decisione si è resa necessaria a seguito dell'emergenza causata dal Covid-19. La giunta ha differito al 31 maggio i versamenti relativi all'imposta comunale sulla pubblicità e sulla tassa che interessa all'occupazione di aree pubbliche. Sospesi pure i termini dei versamenti che riguardano avvisi di pagamento e accertamenti. Interrotti fino a tutto maggio i piani di rateizzazione per il versamento dei tributi riferiti alle attività di accertamento e alle ingiunzioni fiscali. Sospesi pignoramenti atti per la riscossione coattiva di tributi locali. Oltre a questi provvedimenti, gli amministratori a Palazzo Sant'Antonio hanno sospeso le rette scolastiche, le quote di contribuzione per il centro socioeducativo e per quello assistenziale, sempre fino al 31 maggio di quest'anno. E anche il Comune di Riccia ha disposto la sospensione dei pagamenti relativi ai tributi locali e a tutte le altre entrate provenienti dai servizi comunali per i cittadini e le attività commerciali e produttive sul territorio. I compensi sono stati sospesi fino al 31 maggio, così come previsto dal decreto legge del Presidente del Consiglio dei Ministri, senza l'applicazione delle sanzioni ed interessi per il tardivo versamento. Ad Oratino è nato il progetto Oratino non molla. Si tratta di una iniziativa volta a coinvolgere la popolazione in questo momento di crisi. La finalità è quella di creare uno spazio in cui i cittadini di ogni età si potranno sentire coinvolti in una serie di attività. Per ora si è partiti dai social con una pagina su Facebook ed una su Instagram. Le prime azioni messe in campo riguardano video con consigli su esercizi fisici e la cura della dieta e nei prossimi giorni potrebbero partire anche dei corsi di lettura.
lettura e sedute di preghiera. Il lavoro non sarà promosso solo sui social, ma soprattutto con materiale cartaceo per le persone anziane. Rinviata per adesso la 10ª edizione di Nonno Ascolta, la diffusione del coronavirus ha imposto uno stop agli organizzatori. Appena sarà passata in tutta Italia l'allerta sanitaria per il virus polmonare in corso, gli organizzatori della manifestazione nazionale Nonno Ascoltami torneranno a programmare la 10ª edizione delle iniziative che hanno preso piede anche nelle principali piazze del Molise. L'appello della responsabile Valentina Faricelli. Ho deciso di affidare a un videomessaggio il mio saluto a tutti voi, amici di Nonno Ascoltami, Udito Italia Onlus, che edizione dopo edizione siete stati protagonisti delle nostre campagne, come l'ospedale in piazza. Con dispiacere, ma con spirito di responsabilità, abbiamo deciso di rimandare l'appuntamento con la giornata dell'udito che per il 5º anno consecutivo eravamo pronti a celebrare al Ministero della Salute, in collaborazione con il Ministero stesso e con l'OMS, del quale siamo partner nel World Hearing Forum. Ho potuto constatare dal numero degli iscritti agli eventi del 27 e 28 febbraio, dall'interesse dei referenti scientifici e dall'entusiasmo degli ambasciatori di Nonno Ascoltami e di quanti erano pronti a collaborare con noi per la buona riuscita dell'evento, un sentimento autentico. Tutti abbiamo a cuore la salute dell'udito. Sappiamo quanto questo senso sia importante e quanto non possa essere trascurato. La direzione che stiamo seguendo, quindi, è quella giusta. Nel corso di 10 edizioni siete stati in più di 100.000 ad effettuare controlli dell'udito, più di 3.000 i medici coinvolti nella grande impresa di portare l'ospedale in piazza. Più di 5.000 i volontari della Croce Rossa che hanno trasformato le piazze italiane in grandi villaggi Nonno Ascoltami. Ancora più numerosi gli specialisti dell'udito che hanno accolto con un sorriso i cittadini che spesso per la prima volta si avvicinavano allo screening uditivo. Quando l'emergenza sarà superata e le città torneranno ad essere animate dalle attività quotidiane, quello sarà il momento per riprendere a progettare l'11ª edizione di Nonno Ascoltami. La Confimprese Molise da oggi ha attivato uno sportello telematico informativo sulle misure economiche da coronavirus. Il servizio è teso ad offrire vari chiarimenti su tematiche rilevanti come quelle relative alle moratorie bancarie, alle misure fiscali, alle casse integrazioni, alle varie indennità previste per diverse categorie di persone. Per informazioni sarà possibile inviare una mail all'indirizzo molise@confimpreseitalia.org. I responsabili risponderanno entro le 24 ore. Domani alle ore 10 il vescovo della diocesi di Termoli Ilarino, Monsignor Gianfranco De Luca, si recherà in visita privata al cimitero di Termoli per un momento di raccoglimento, veglia e preghiera dedicato a tutti i defunti e in particolare a tutte le persone che in questa fase di emergenza sanitaria sono salite in cielo e per le quali non è stato possibile celebrare il funerale o ricevere un segno di vicinanza e pietà. I carabinieri del NOE di Campobasso hanno sequestrato circa 100.000 metri cubi di terre e rocce, rifiuti gestiti illecitamente, scoperti a ridosso del fiume Trigno e utilizzati per la realizzazione abusiva di un ampio piazzale in una cava per estrazione di materiale inerte di una nota azienda operante nella lavorazione e commercio di materiali edili. I responsabili legali delle attività produttive e il direttore tecnico sono stati denunciati per violazione della normativa sulla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive, nonché per opere eseguite su beni tutelati in assenza di autorizzazione, deturpamento di bellezze naturali e mancanza di autorizzazione sulle emissioni in atmosfera di polveri diffuse.
E la redazione di TLT Molise in questo momento di difficoltà vuole dare voce ai propri telespettatori. L'invito è ad inviare un videomessaggio per avanzare richieste alle istituzioni, per manifestare riflessioni o condividere un pensiero. Ogni giorno sarà selezionato un contributo che andrà in onda nei nostri telegiornali. È possibile inviare i vostri videomessaggi sulla nostra pagina Facebook TLT Molise o via email all'indirizzo info@tltmolise.it. E passiamo ora alle previsioni del tempo. La gamma commerciale, tutta l'energia che ti serve, è in Viale Olanda nella zona industriale di San Salvo. Un vortice depressionario in corso sul Molise, piogge diffuse e cielo coperto su tutto il territorio fino a sera. Le temperature sono comprese tra la minima di 5 gradi a Campobasso fino alla massima di 11 a Termoli. Ventilazione da nord-est, mosso l'Adriatico centrale. Sulla regione domattina fenomeni piovosi in esaurimento, valori atmosferici in rialzo, correnti orientali. Calcio a 5 di Serie B, la Sciamina de Campobasso ha sospeso le attività sportive dall'8 marzo, la prima squadra ha interrotto la stagione a 4 giornate dalla fine di quella regolare. Non so se ci sarà il tempo materiale per concludere il campionato, ha dichiarato il tecnico rosso-blu Tavone, la ripresa è fissata al 3 aprile ma non la vedo come una ipotesi fattibile. Se bisogna tornare in campo occorre garantire la sicurezza sanitaria di tutte le parti coinvolte. E con questa notizia si chiude il nostro telegiornale. Vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento alle prossime edizioni. Arrivederci.